Mr. Jerry Selfie. Amo messaggeria, amo. Sterminio in progress. A sensazioni percepite che continuano ad andare avanti, l'idea dello sterminio mi è nato dal libro Quando il deserto fiorisse di Prerawat, che io ho avuto in regalo il 16 di giugno a Milano in occasione della data dell'evento che Maharaji ha fatto di persona, venendo a parlare delle persone. Tornato da Milano, perché c'era un pullman organizzato, alle 2:30 di notte sono arrivato nello studio e nel chiudere lo studio avevo questo libro e l'ho aperto a caso. E aprendolo a caso ho avuto una piccola sorpresa che un po' ha, come dire, ha sorpreso la mia mente, che aveva già ipotizzato, no? Che tipo di esperienza io avrei potuto avere da questo libro qui, conoscendo io il maestro da tanti anni, sapendo che discorsi fa, come è potente nell'entrare dentro al tuo modo di pensare per far sì che poi tu cominci a pensare nella maniera più consona con il tuo sentire, con il tuo bisogno. Lui non dice pensa questo, pensa quello, no, no, lui dice ascolta te stesso, spenditi un po' di tempo per ascoltare te stesso, perché da lì vengono fuori delle cose che è difficile comprendere, perché noi siamo abituati ad ascoltare linguaggi per sentire dei messaggi, ma questo non userà mai un linguaggio, perché il linguaggio è fraintendibile e non è perfetto. Mentre il nostro istinto sì. E io pensavo che più di tanto l'esperienza del piacere la potevo già immaginare, no? Prevedere. E invece il puro stile del maestro, perché lo stile del mio maestro è sempre stato questo, di sorprendermi per efficacia sempre di più di quello che mi credevo. E magari con cose anche semplici, e spesso da cose o da eventi dal quale io non mi aspettavo che venisse una cosa del genere. E perché dico questo? Perché tornato a casa, per curiosità, ho aperto il libro, no? Ho aperto il libro e ho letto questa cosa qui. Le vostre azioni hanno prodotto i risultati che ora vedete nella vostra vita. E io lì ho detto, è vero, è tutto quello che io ho fatto che mi ha portato il risultato nella mia vita attuale di come stanno le cose. È piccola, eh? È una frase così, siamo già arrivati alla fine. Poi aggiunge, se i risultati non vi piacciono, avete bisogno di un nuovo corso di azione. A me questa cosa mi ha fatto un po' il punto, no? Dico sì, perché io le azioni che ho fatto mi hanno portato ad avere un'esperienza umana completa, gratificante, che è in crescita. Ogni giorno di più. Oh. Ciao Mario. Ciao. Buongiorno. Sono qui che sto registrando un video, cioè sto registrando una serie di video. Ti posso chiamare? Quando ho finito ti chiamo. Ok? Ciao Mario. Quale foto? Ah! Scusa. Ah sì, quella del video. Quella del video. Va bene, dopo ne parliamo, ok? Ciao Mario, ciao, anche a te, ciao. E Mario Paolella, un amico carissimo, uno che ha la conoscenza e un ex lottatore. Ah, Mario Paolella, non so se lo sai,
Ma Platone, personaggio, filosofo di importanza, probabilmente lo sai, no? Ma forse non sai l'aneddoto che segue. Approfitto per dirlo mentre parlo del deserto fiorisse. Platone è stato un allievo di Socrate, no? Socrate era il maestro della conoscenza di Platone. Platone, in tutto quello che ha espresso il pensiero del mondo. Non mi ricordo chi era il filosofo Schopenhauer, mi sembra, se non ricordo male, citando una cosa che citò Carmelo Berio, credo fosse Schopenhauer, che parlando di Platone disse, forse un altro, comunque fa niente. Comunque, definendo Platone, disse: ha il pensiero dell'Occidente nella tasca destra e il pensiero dell'Oriente nella tasca sinistra. Vuol dire il modo che noi abbiamo di pensare proviene tutto da Platone a livello mondiale. Usiamo il suo schema, no? Che vuol dire che funziona? Questo schema è stato preso dal maestro della conoscenza del suo tempo che lui aveva riconosciuto e aveva seguito, Socrate, di cui pochissime testimonianze ci sono, eppure sufficienti per farlo vivere di una vita eterna. Uno degli innumerevoli maestri della conoscenza del suo tempo che hanno lasciato una testimonianza. Nel nostro tempo il maestro della conoscenza si chiama Prem Rawat ed è il più potente di tutti i maestri della conoscenza che sono mai venuti fino adesso. Lo è, più di Socrate anche. È la persecuzione, diciamo, in un certo senso. Però, bene, Platone faceva la lotta, era un lottatore, era lo sport che lui amava fare. Per cui sia io che te, facendo la lotta, a livello umano abbiamo manifestato quella sete di conoscenza, quel misurarci con l'ignoto, che in qualche modo ci voleva celare un qualche cosa di prezioso, che lottando noi abbiamo, come giochino iniziale, cominciato a toccare dopo una pratica, una preparazione, come dice Prem Rawat, la vittoria ama la preparazione. Se tu ti prepari, la vittoria è lì, perché la ama. Io ho questo monumento dedicato alla pace, mi sto preparando ufficialmente nel 1992 e questo è confortante perché con una preparazione così, se tanto mi dà tanto, quello che ci aspetta è veramente epocale ed è commovente per me essere stato impegnato in questa cosa. Finito, ci tenevo a dire questa cosa qui e grazie a questa cosa che ho letto, mi ha innescato delle cose che mi hanno portato a riflettere in occasione del funerale di mio cugino Franco Pondini, mi ha fatto scatenare un'evoluzione di questo sentimento e alla fine sono arrivato all'esperienza dello sterminio, che è una cosa potentissima, che viene fuori dal cielo, che però in questo momento ha bisogno di essere modificata appunto perché è un'esperienza viva e la modifico. Ok. Messaggeri, selfie! Amo, messaggeri amo!